Del governo sul decreto rilancio sono soldi, lo dico anche perché siamo facile sparare su ogni cosa che non va e che non funziona. Grazie al decreto rilancio, con questo contributo straordinario che è una sorta di ristoro dato ai comuni d'Italia per attivare i centri estivi, cioè quelli che i bambini, che volevamo far sì che i bambini utilizzassero gli spazi per il tempo libero per non fargli gravare ulteriormente il peso di la costrizione di tenerli a casa, perché le scuole erano chiuse, quindi ci risiamo purtroppo. Però noi con quel contributo una metà l'abbiamo dato destinato per i campi estivi, l'altra metà abbiamo realizzato questo parco che rimane permanente con il contributo straordinario del governo al quartiere, alla parte periferica, all'ingresso da nord della nostra comunità, un'area nuova come vedete, e abbiamo pensato a questo parco giochi per destinare ai bambini. L'abbiamo dedicato a tutti quelli che nella prima fase del nostro coronavirus si sono impegnati, hanno lavorato, hanno dato l'anima, in particolar modo gli operatori sanitari, ma i tanti volontari anche di questa nostra città che hanno dato davvero
sfoga tutte le loro energie, specialmente gli amici della Protezione Civile e i tanti altri volontari dell'associazionismo della nostra città. E quindi noi abbiamo pensato a questo parchetto, è una targa simbolico che ricorda questi momenti brutti, diciamo la verità. Però noi l'abbiamo chiamato Parco della Gioia per dare il senso che la vita continua, cioè cercare di guardare in positivo anche nei momenti difficili che stiamo attraversando nella nostra comunità, o meglio nel mondo, perché parliamo di una pandemia mondiale, non è che la scopriamo soltanto in Italia. Quindi io a nome dell'amministrazione comunale, della giunta, di quanti ci hanno lavorato, gli amici di Cooperazione Rinascita, all'impresa che ha lavorato a questo lavoro, lo lasciamo alla città, eccolo qua. A futura memoria per tutti coloro che con forza d'animo, fatica e sacrificio hanno combattuto la pandemia del coronavirus, affinché si rafforzi la coscienza sempre più che la vita è un dono che va preservato rispettando se stessi, gli altri e il proprio ambiente. La città di Bellizzi, 4 novembre 2020, opera realizzata con i fondi del decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020, il cosiddetto decreto rilancio. Fondi destinati con la delibera di giunta municipale numero 76 del 6 agosto 2020. Hanno lavorato in piena estate. Grazie. Alice, datemi la mano ragazzi, eccolo. Dai. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alice, amo. Guarda. Salga a te la nostra lode, oh Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Da sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta la nostra fiduciosa preghiera perché questo spazio destinato alle attività ricreative dei piccoli accresca il vigore delle membra e favorisca la serenità dell'anima. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Padre e Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Grazie. Alice la croce. Alice la croce. Brava. Ci stare in un nostro cittadino. Alla petizione croce. Benvenuto nella nostra comunità, Padre Francesco. Don Francesco. Don Francesco. Ok, grazie Mario. Bambini, venite qua. Alice, metti la mano qua. Metti la mano qua, metti la mano qua. Vai Alice, qua. Vai. Dai Alice, dai. Metti la mano qui, qua. Eccolo qua. Eccolo qua, ragazzi. Ecco, ecco, eccolo qua. Via, sulle piastrine. Andate a giocare. Quello è il gioco loro, vedi? Gira, gira, forte forze! Gira, gira! Forza! Bravi, bravi! Bravi. Forza, forza. Alice, guarda! Guarda questo signore che ti fa la foto! Questo è per i nonni, Alice, guarda qua! Non hai rivisto ancora questo, veramente bello. Alice! Allora io ne approfitto per chiudere questa giornata, vorrei che non si creassero equivoci, abbiamo voluto questa giornata particolare con sobrietà perché vogliamo dare un'immagine propositiva, perché alla fine di ottimismo, perché alla fine ne usciremo da questa pandemia. Ne approfitto ancora per ringraziare tutti quanti voi
e mando un messaggio e un saluto alle nostre forze di polizia, alle nostre forze dell'ordine. Oggi è il 4 novembre, è la giornata delle forze armate, si festeggia il tricolore, si festeggia l'unità d'Italia e si festeggia in correlazione la nostra Repubblica. Da Bellizzi un grazie a tutti quanti voi e grazie a quanto hanno partecipato a questa bellissima giornata. Arrivederci.